una moto trasformata in slitta con tanto di elfi e fatti regalo. Babbo Natale arriva così in moto. Accade a Bari, dove in circa 500 hanno partecipato al raduno a tema organizzato dall'associazione Vita in Moto. Vestiti di rosso, barba e cappelli, tanti motociclisti che hanno aderito all'ottava edizione di una manifestazione in grado di regalare sorrisi e dolci a tutti i bambini della città. Il nostro obiettivo fondamentalmente non è soltanto quello di fare una passeggiata e vestirci da Babbo Natale, ma soprattutto quello poi di andare nelle periferie per andare ad allietare un po' i bambini, portare dei doni, quindi sensibilizzare anche i nostri motociclisti ad essere sempre solidali, perché poi non bisogna essere solidali solo a Natale, ma durante tutto l'anno. Uomini e donne hanno vestito per l'occasione i panni del personaggio più amato dai bambini. Da dove viene? Siamo provincia di Bari, Taranto, Massafra, ovunque, Monopoli, ovunque. Parliamo dell'iniziativa. I motociclisti sembrano sempre duri, però in realtà hanno un cuore duro. No. Soprattutto a Natale cerchiamo di dare qualcosa agli altri anche. L'appuntamento è qui, nei pressi di Parco 2 Giugno, e poi queste moto sfileranno tra le vie della città raggiungendo anche i quartieri periferici di Bari. Abbiamo fatto ben 45 chilometri, quindi speriamo di essere utili in qualche maniera. Un casco particolare per l'occasione? Buongiorno, sì, un casco, me l'hanno chiesto in tanti, ma non ricordo dove l'ho trovato, questo casco particolare. Però è simpatica come iniziativa. Dalle immancabili vespe alle moto più moderne, tutte addobbate a festa e pronte a sfilare tra le vie della città, e anche le donne in prima linea in questa iniziativa di solidarietà. Babbo Natale è anche donna? Anche donna, sicuramente anche donna. Doni, cioccolini, caramelle per i bimbi.